Buongiorno, oggi approfondiamo la lettera di presentazione. 7 punti per ottenere il colloquio di lavoro. La lettera di presentazione è fondamentale per raggiungere il tuo obiettivo. Ottenere il colloquio di lavoro. Chi la riceve avrà il piacere di leggere qualcosa di personalizzato, apprezzando il tempo e l'impegno che ci hai dedicato. Punto 1. La lettera accompagna il curriculum vitae. Quindi scrivi un messaggio chiaro e diretto che incuriosisca e senza ripetere le informazioni. Punto 2. Invia la lettera ad una persona, quindi cerca le informazioni sul sito aziendale, utilizza i blog, i social media, le riviste di settore, chiedi a persone che conosci oppure telefona direttamente in azienda. Punto 3. Specifica per quale posizione professionale o annuncio ti candidi. Scrivere che cerchi qualsiasi lavoro dimostra confusione mentale anziché disponibilità. Punto 4. Fai un'indagine. Trova le parole chiave per quell'azienda. Approfondisci con quale termini l'azienda si definisce e si identifica sul mercato. Cerca i valori aziendali, dichiarati o impliciti, gli obiettivi, chi sono i suoi clienti, come comunica. Usa termini inglesi, ha un linguaggio formale, informale e sintonizzati sulle sue modalità di comunicazione. Punto 5. Abbina le parole chiave a chi sei tu e a che cosa sai fare. Rispondi alla domanda: perché io sono la persona giusta per quella posizione. Evita espressioni banali e fornisci esempi pratici. Se veramente puoi offrire disponibilità di orario, trasferimento all'estero, spostamenti, scrivilo qui. Punto 6. Sintesi. La lettera sarà al massimo di 15 righe. 10 è meglio. 7. Dichiara il tuo obiettivo. Scrivi che desideri un colloquio di lavoro. Grazie. Ti aspettiamo servizi al lavoro, ciaformazione.it per approfondimenti.